Ecco, si entra in campo Fiorentina-Milan, con le gambe e con tante storie, pronte per la fantasia. Quella dell'ex Viola Manzo, ora sposo di Dorina Vaccaroni, quel numero 7 rosso-nero. Oppure quella del Battistini di Massa, col numero 10 in maglia viola. Senza parlare di Bortolazzi, in panchina milanista. Nell'intreccio, che ha forse un valore romantico, dati i noti interessi del calcio d'oggi, dopo che il bravo Mattei ha fischiato la fine, si è imposta una storia, un'altra storia, quella di Paolo Conti quando era portiere della Roma e di Lidas Lidl quando lui era allenatore della Roma. Oggi parrebbe che Conti si fosse preso una rivincita per quell'antico licenziamento. Ma questa è una favola che sarebbe ora di smentire, anche se io ho sempre smentito, ma non sono mai stato creduto. Io e Lidl siamo in ottimi rapporti tuttora, ci siamo salutati cordialmente, lui come battuta a fine partita mi ha detto che non ti sei dimenticato tutto quello che ti ho insegnato. Quindi noi siamo ancora in ottimi rapporti, indipendentemente dal fatto che il nostro rapporto di lavoro sia interrotto, ma non per volontà sua, sono stato io a chiedere di andarmene, mentre lui era dispostissimo a tenermi ancora con lui. È forse stato il migliore in campo, è veramente parato dal grande portiere. E la partita è stata bella, con due volti diversi, superata la paura reciproca dopo due grosse parate di Terraneo e di Conti a botta e risposta. La Fiorentina si è tirata fuori dalla ragnatela ormai storica del gioco di Lidl. Massaro, Battistini, Berti con lo sgosciante Carobbi hanno tatticamente imposto un ritmo che ha disunito il Milan, chiamato al fallo per contenere. Passarella ha sbloccato tutto con una delle sue invenzioni su calcio da fermo, era fatta. Il Milan ha reagito per 7-8 minuti, Conti ha fatto il suo dovere, poi la squadra viola ha ripreso il mestolo. Ha cercato di protestare perché Monelli è stato fermato in un fuorigioco che ha fatto discutere, va detto a questo proposito che Mattei, messo in difficoltà dai colleghi di linea, però ha arbitrato benissimo, ha sferrato il gol con Iorio, ha raddoppiato con un gol spettacolo di Battistini, Carobbi, Monelli, che lo ha firmato. Dallo scampato pericolo di Manzo sulla fine del tempo, l'altra faccia della ripresa. Milan in avanti, vittima della sua stessa ragnatela, incapace cioè di andare a rete, ed esaltante al tempo stesso il gioco di contenimento di Agropi, che per poco non triplica con Monelli. Fiorentina alle stelle. Ma ora godiamoci questo momento, siamo tranquilli, felici, proprio perché abbiamo ottenuto una vittoria importantissima contro una squadra molto forte. Però già da domenica incontreremo una squadra molto più difficile, a mio avviso guai fermarsi, guai sognare, perché dobbiamo continuare a correre, lottare, sudare come abbiamo fatto sino ad oggi per ottenere